Call of Duty World War II è un ritorno alle origini della serie, che smonta tutte le sovrastrutture degli ultimi episodi, ormai divenuti di fatto fantascientifici. Activision ha preso le battaglie più scenografiche e iconiche della Seconda Guerra Mondiale e le ha trasposte in un videogioco che non ha mai paura di sembrare esagerato e che gioca continuamente al rilancio. Un conflitto umano, troppo umano, che si rispecchia perfettamente nel gunplay, che nel suo essere macchinoso e a tratti persino legnoso, riesce nel tentativo di risultare sempre appagante e ben collegato con il contesto della Seconda Guerra Mondiale. Troverete quindi armi che richiedono parecchio tempo per essere ricaricate, o altre ancora che vi faranno dannare per l'imprecisione. Avrete difficoltà a mettere a segno i colpi, ma quando ci riuscirete, la soddisfazione sarà ben più grande di quella che provereste in giochi dalle dinamiche più moderne, restituendo quel feeling old school che era andato progressivamente perduto negli anni. La presenza di armi, se non realistiche, quantomeno verosimili, è funzionale all'impalcatura del gameplay, che si basa molto di meno rispetto al passato sulla frenesia e sulla capacità di ragionare in pochi secondi, offrendo piuttosto una sfida tattica appassionante. È una guerra per guadagnare quel maledetto centimetro, per citare un memorabile Al Pacino, quello che vi separa dal nemico e dalla vittoria, e tutto questo si colloca bene nell'ecosistema di un conflitto mondiale che, in effetti, fu vinto proprio così dagli alleati, più in trincea e in locali angusti che in grandi spazi aperti. In tutto questo non ho mai visto il motore di gioco particolarmente sotto sforzo, e con questo non voglio dire che il gioco sia brutto a vedersi, anzi. La distruttibilità c'è dove serve, con un buon dispendio di particellari ed effetti di fumo, mentre il gioco si prodiga in scoppiettanti sfoggi di tecnologia. In tutto questo, la varietà la fa naturalmente da padrone, e tale è la quantità di gameplay e situazioni proposti che vi sembrerà di assistere a quelli che un tempo venivano chiamati giochi multievento. Il flavor cinematografico è molto potente, e dispiace solo che la storia sia, purtroppo, molto marginale. Il multigiocatore, invece, World War II, offre 10 mappe disseminate in giro per l'Europa e tutti i tipi di armi che avevamo già amato nei precedenti capitoli storici, con le mitragliette che la faranno subito da padrone per i giocatori più skillati. Quelli meno abili invece saranno spinti a difendersi con le mitragliatrici leggere, particolarmente efficaci nel danno. Anche senza i vantaggi dei doppi salti e delle corse sui muri visti negli anni passati, i giocatori avranno pane per i loro denti e dovranno continuamente impegnarsi ad affinare le loro strategie. Nella nuova modalità guerra, un team ricoprirà il ruolo degli attaccanti, impegnati a conquistare più segmenti di mappa una sezione alla volta. Piuttosto che limitare gli attaccanti imponendo loro un respawn limitato, questa modalità concentra l'attenzione sulla frenesia dell'azione e sul tempo necessario per conquistare ogni sezione. Potremmo come al solito affinare ogni arma a nostra disposizione, e il prolungato utilizzo sul campo darà accesso a nuovi accessori e gadget. Altri equipaggiamenti diverranno disponibili soltanto al crescere del nostro grado. È presente anche una sorta di endgame per le armi. Allo sblocco di tutti gli accessori potremo decidere di aumentare il loro grado prestigio per ottenere diversi vantaggi. Per definire nelle sue caratteristiche il nostro coraggioso soldato e per abbellirne il look, avremo a disposizione un vero e proprio hub in stile Destiny, situato sulle spiagge occupate dalla Normandia. Al suo interno, oltre a ricevere ordini e contratti, sarà possibile sollazzarsi con scontri 1v1 all'ultimo sangue e fare pratica di tiro nel poligono. C'è di più. Gli zombie nazisti tornano ancora una volta come indiretti protagonisti di una modalità essenziale per il franchise di Call of Duty. Quest'anno la rinomatissima Survival Mode mischia fantastoria e horror in un mix interessante e peculiare, gettandoci contro ondate di non morti in un lugubre villaggio bavarese con lo scopo di sopravvivere, ma anche di svelare pian piano tutti i tasselli di una storia oscura e misteriosa. Rispetto al multiplayer, dove rivestono un ruolo quasi esclusivamente estetico, in modalità zombie le casse di rifornimenti giocano un ruolo molto più importante e più pratico. Ogni pacchetto può contenere un consumabile in grado di modificare radicalmente la partita in corso, dandovi accesso a bonus che possono rivelarsi fondamentali. Tirando brevemente le somme, anche nel comparto online, Call of Duty World War II torna ai fasti del suo glorioso passato, ma al contempo guarda con ottimismo al futuro, permettendo di rivivere il D-Day nell'inedita modalità guerra e di giocare una modalità zombie ispiratissima. E queste novità, credeteci, valgono da sole quasi la metà del prezzo dell'intero pacchetto.
Lasciatecelo dire, era dai tempi di Black Ops 2 che non ci divertivamo tanto con la nostra annuale chiamata alle armi.